amici di In Blu e amici di TV 2000, ciao a tutti. Buon pomeriggio a tutti. Allora, molto grazie. Io parlo solo per chi ci segue in radio, perché dovreste vedere com'è ridotto Ale. No, meglio che non mi vedete, perché purtroppo capita. No, cioè, comunque, buon pomeriggio a tutti. Siamo qui a raccontarvi. Un arabo, cosa c'hai? C'hai in testa una specie di turbante rosso e mi sembra un pazzo. Sembra tornato veramente da un paese arabo. Perché ti tieni questo turbante in testa? Perché ci sono vari motivi per cui tenerlo, mi fa male la testa, ci sono dei rimedi. Star zitto se ti fa male la testa. No, ci sono tanti rimedi. Mi hanno detto che fasciando bene la testa l'emicrania si blocca. Io ci sto provando, però non funziona. Aspetta. Quando dopo, guarda così è pericoloso. Io conosco un metodo favoloso, ti assicuro, ti curo io. Tu ti fidi di me e sai che io giro per il mondo, viaggio così, e quindi vi assicuro ho un metodo che funziona. Secondo me questo non funziona molto. Però intanto, per chi ci segue, devo dare una notizia interessante. Dopo ti garantisco che ti sistemo. Io e lo ti spero, faccio, perché veramente, ragazzi, io non so chi soffre di mal di testa, può capire. Un sacco di gente soffre di mal di testa, e quindi ci sono molte persone che hanno seguito cure mediche, hanno fatto un sacco di tentativi, si mettono a dormire, perché poi quando ti prende la cefalea ti distrugge davvero. Però c'è una scoperta della quale dobbiamo andare orgogliosi, perché arriva dal San Raffaele di Roma e ha messo a punto un anticorpo intelligente costruito in laboratorio che dovrebbe proprio andare a risolvere i problemi delle nostre emicranie. Sì, perché molti non sanno che l'Italia è tanto tanto avanti sul mal di testa, proprio siamo un'eccellenza nel mondo. Se tutti soffrissero come te, insomma, dovrebbe essere fondamentale, perché c'hai il mal di testa un giorno su due. Ogni volta che ti chiedo di uscire, di fare qualcosa, però ti viene mal di testa. Inizio ad avere il sospetto che non sia proprio un mal di testa di quelli curabili con le medicine, Perché poi alla fine la scusa del mal di testa... Ma me lo fai un massaggio? No, questa è un'altra scusa. Mi dice che ha mal di testa perché vuole il massaggio. Sì, una volta potresti fare un massaggio. Te ne ho fatti un sacco di massaggi. Ho capito, metti i massaggi durano 3 secondi, fai vieni qui... Passato? Dico no, aspetta, appena inizia la grazia non puoi più. Eh beh, andiamo via. Perché se fosse per te ti dovrei massaggiare per ore. Comunque, guarda che Fabio massaggia la moglie ore e ore. Sì, ecco, guarda. Allora, siccome le persone che ci stanno seguendo forse non sono interessate tanto al tuo mal di testa, ma alle nuove scoperte scientifiche, bisogna dire che il San Raffaele è il primo istituto in Europa e fra i primi al mondo a raggiungere questo risultato con anticorpi monoclonati anti-CGRP. Non so che cosa significhi. Sta di fatto che avremo ospite il professor Piero Barbanti, che è appunto responsabile di questa ricerca, perché è responsabile del Centro per la Diagnosi e Terapia delle Cefalee e del Dolore, fra poco in TV, su TV 2000, Dio li fa, poi li accoppia, ecco, ne stiamo allora, già parlando. Allora, facciamo così, Licia dice che c'ha un metodo, vediamo il mio metodo che... Sì, adesso ti sistemo subito. Però nel caso vedo dal professore, che io non ce la faccio. Massimo parli male. Col professore, adesso guarda, ti sistemo io. Qua. Ciao. Ciao a tutti, allora, buona tutto giornata. Bene? Ma insomma, che faccia fai? Chinello, è possibile abbassare un po' le luci, per favore? Ma cosa stai dicendo? Ma siamo in televisione, vuoi abbassare le luci? Ho capito, però che Francesca, guarda, non è il caso di ridere oggi, perché c'ho un mal di testa, guarda, mi ha preso proprio mal... Allora, secondo me, io lo so che tu mi vuoi bene, tutti lo sanno che sei pazza di allora? Me, però secondo me quel metodo che tu hai utilizzato non è proprio quello giusto, secondo me dovremmo trovare un altro metodo e dire a qualcuno perché fa male. In uno dei miei viaggi mi avevano detto che funzionava. Ho capito, ma secondo me, scusate signori, secondo me è un metodo giusto, guardate un attimo sto video, mi fa male me l'hanno proprio. Insegnato, pensavo che funzionasse, no, vediamo. Secondo me non è quello. Ecco, lì c'era praticamente quel signore che mi lancia quella polvere bianca, ma a un certo punto... Ah! E
E io ho detto, dottore, mi fai male così. Ha detto, no, guarda che ti passa perché il professore mi ha detto così. Ma forse avrei detto, ti ha detto male il professore, non era proprio così. Dice, no, no, ah! Ma funziona! Ma no, ma mi fa male ancora di più! Ma io nei miei viaggi attorno al mondo ho scoperto che i metodi, quelli della tradizione, hanno sempre risultato. Ho capito, ma mi è venuto pure il torcicollo. Ma forse non te ne ho date abbastanza. No, 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 ma è meglio chiedere secondo me a un esperto. Chiediamo a un esperto come far passare il mal di testa. Vabbè, perché io ne so. Ne abbiamo parlato in radio, c'è questa scoperta importantissima. Del noi vaccino. Siamo primi, possiamo vantarci in Italia di essere chi? I primi chi? In Europa. Beh, non noi due, ma l'ospite che sta per raggiungerci, il primario neurologo dell'Istituto Scientifico San Raffaele di Roma, il professor Piero Barbanti. Grazie Piero di essere qui con noi. Prego, accomodati. Stiamo facendo un balletto, scusami. Però abbiamo anche una testimonianza, una paziente del professor Barbanti che soffre di un'emicrania importante, quindi raccogliamo Elvis Laviola. Soffriva, è vero, soffriva. Grazie Elvis di essere qua. Allora, abbiamo detto bene, soffriva? Beh, soffriva di una forma molto severa, adesso ha una forma meno severa, il che per un paziente vuol dire molte volte rinascere a nuova vita, perché pochi immaginano quello che un soggetto con mal di testa molto forte riesce a provare e a quali livelli di distruzione della vita quotidiana, poi la signora Elvis ce lo potrà dire, riesce ad arrivare. Quindi è significativamente migliorata, possiamo dire che la sua vita è cambiata. Sì, decisamente. Decisamente. Allora, prima di tentare di capire perché, vediamo quante persone soffrono di mal di testa e quali sono le forme più diffuse nel servizio della nostra Barbara Luzzu. Tutti almeno una volta nella vita hanno sofferto di mal di testa, uno dei disturbi più diffusi a livello mondiale. In Italia, secondo i dati del Ministero della Salute, ne soffre il 46% della popolazione adulta. Ma quando diciamo mal di testa, a cosa ci riferiamo? Secondo l'ultima classificazione fatta dalla Società Internazionale delle Cefalee, ne esistono ben 200 tipi diversi, un lungo elenco che comprende sia le cefalee primarie, quelle cioè che non dipendono da altre malattie, sia le cefalee secondarie dovute a diverse cause. Le forme più diffuse di mal di testa sono comunque soprattutto due, l'emicrania e la cefalea di tipo tensivo. L'emicrania può essere con o senza aura oppure cronica. I sintomi sono dolore pulsante, nausea, fastidio alla luce e al rumore, disturbi alla vista e difficoltà di espressione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità la considera la sesta malattia più disabilitante delle donne, che sono quelle più colpite. Si stima che in Italia vengano persi ogni anno 12 milioni di giorni lavorativi proprio a causa dell'emicrania. La cefalea di tipo tensivo si presenta come un dolore che fascia la testa, il famoso cerchio, di intensità lieve o comunque sopportabile. Può durare dai 30 minuti ai 7 giorni e non condiziona eccessivamente l'attività di chi ne soffre. Un altro tipo di cefalea meno diffusa è quella a grappolo, estremamente dolorosa, colpisce soprattutto la zona intorno agli occhi, con attacchi che possono durare dai 15 ai 180 minuti. È in genere accompagnata da lacrimazione, congestione nasale, sudorazione facciale e agitazione. A soffrirne in questo caso sono soprattutto gli uomini. Ecco, allora, adesso bisogna scoprire qual è la mia. Qual è la tua? Quella che ti davo le botte in testa, ma non ha avuto grandi risultati. Ma quei metodi sono metodi ortodossi. Ci sono dei reperti costruiti in Olanda di crani trapanati, nell'antichità facevano anche quello. Gli antichi egizi legavano sulla testa un coccodrillo che era benaugurante, con una specie di fascia come quella del mal di denti. E invece nel Medioevo venivano centrifugate le persone con la testa al centro di questa specie di piano rotante, in maniera tale che il sangue andasse verso i piedi. Mamma a dimostrare mia, che cosa si doveva fare per un dolore così importante. Ma quindi il mal di testa è una vera e propria malattia alla fine. È una malattia terribile, perché non è per fortuna nella stragrande maggioranza dei casi una malattia pericolosa per la vita. E questo molte volte fa dire al medico, vabbè, no, il problema comincia lì. Cioè il mal di testa è un'inutile prova muscolare del sistema del dolore che salta, suona il campanello a sproposito, senza che ci sia un motivo, e può farlo una, due, tre, 30 o 31 volte al mese, senza che sotto ci sia niente. Ma
la tranquillità che sotto non c'è nulla, nulla toglie la gravità, perché sono soggetti che in quei momenti, secondo l'OMS, hanno la disabilità di un tetraplegico, cioè di chi non muove quattro arti, di un non vedente e di uno psicotico, cioè di uno che sia, come si usa dire, non con la testa a posto. Poi ci sono vari tipi di mal di testa, per esempio. Sì, hanno detto addirittura più di 200. Io ho sempre pensato che il mio era associato a cambi di clima, cioè al vento, all'aria condizionata. Dicono io se vado in aereo e poi mi verrà sicuramente il mal di testa. Non confondiamo l'evento scatenante con la causa. Anche l'influenza viene per il cambio di vento, ma la colpa non è del clima, è del batterio o del virus, anzi, per meglio dire. Cosa succede? Una scoperta degli ultimi tempi che ha reso finalmente giustizia di quei poveri pazienti che dicevano: ma guardi che se non mi asciugo bene i capelli mi viene mal di testa. Sì. Non è vero. Sono credenze. No, è vero, perché noi abbiamo dei fili arroventati dentro la testa, noi cefalalgici, si dovrebbe dire sensitizzati, e questi fili passano attraverso il cranio come i fili d'erba lungo le autostrade poco battute ai lati della strada. Cosa vuol dire? Che quindi tu hai sulla superficie cranica dei sensori arrabbiatissimi che, una volta anche con i cappelli ma non si portano più, pressione locale, freddo, caldo, possono improvvisamente svegliarsi e suonare la carica, e per il paziente sono dolori. Però la cosa importantissima che abbiamo sentito è che abbiamo la possibilità, però tenteremo di capirne un attimo meglio, di avere un vaccino addirittura contro il mal di testa. Cioè il professore è il primo in Europa che ha sperimentato questo vaccino, sì, no? Devo, ma è proprio un vaccino. No, devo cambiare il nome. Ah. Vaccino è stato un termine usato da una certa stampa che deve fare il titolo. È uno straordinario elemento di terapia. Perché vaccino no? Perché se io mi vaccino non mi viene più, non è vero. Saremmo tutti contentissimi. Però ha qualcosa che richiama il vaccino. Si inietta sottocute una volta al mese, e i vaccini si iniettano in genere sottocute. E quello che rappresenta la novità, e noi siamo orgogliosi, l'Italia, sottolineo, è la prima nazione al mondo per lo studio del mal di testa. Gli americani siamo noi. Oh, ma una volta tanto vantiamoci. È una cosa che dico sempre, ma è vera. Gli italiani sono le più grandi menti sul mal di testa. Cosa succede? Questo ha sostanze iniettate a sottocute, è la prima medicina specifica per prevenire il mal di testa. Il mal di testa si è sempre vestito con i vestiti lasciati dai fratellini e dai cugini, un antidepressivo oggi, un antiepilettico domani, un beta bloccante. No, è una nuova frontiera, è un cecchino intelligente che entra nell'organismo e va a bloccare, a silenziare una sostanza impronunciabile, CGRP, che credetemi è molto alta all'interno dei soggetti, però con mal di testa molto frequenti. Il messaggio, cioè, sia non chiaro. Non è che uno che soffre ogni tanto di mal di testa può prendere questa cosa. Ma per cosa, carità di Dio, no, assolutamente. Cioè, quindi chi soffre tutti i giorni o almeno 2-3 casi alla settimana? È attualmente in fase di sperimentazione, noi siamo orgogliosamente stati i primi in Europa a utilizzare questo, i risultati sono veramente estremamente sorprendenti. Ma devono essere persone che hanno da 15 a 30 mal di testa al mese, tutti i mesi, nonostante tutte le cure, e quindi per fortuna il numero di persone si restringe, ma per loro c'è un buon futuro. Perché più le donne soffrono? È la buona domanda, almeno per due motivi. Primo, la donna ha un elemento provocatore in più, che sono gli ormoni. Il secondo, la donna ha un motore 12 cilindri, paragonato all'uomo, ha una emozionalità, un intuito, una brillantezza intellettuali e nervose maggiori, che sono delizia e croce. Questo andare su e giù, più tipico della donna che dell'uomo, che è un pochino più bovino, io sono il primo, almeno nelle reazioni emotive, e quindi la personalità femminile unitamente al ruolo che la donna ha, la donna continua, almeno la donna italiana, a lavorare, ma fa comunque la donna di casa, sì, la mamma, 10 lavori, una paga, quando c'è sensibilità femminile, variabilità ormonale, ecco fatta la frittata. Elvis, la tua testimonianza qui è molto preziosa oggi, perché credo che in studio siano molte le persone che soffrono di mal di testa, più o meno gravi. Se Carla, tu mi dicevi, Carmela, scusa, mi dicevi prima che ne soffrivi. Ho un problema alla cervicale e spesso ho mal di testa. Mm. Elsa, anche mi dicevi che ne soffrivi, sì, molto. Anch'io. Per te sì, è un problema serio, credo, sì, infatti, no? Io devo mettermi a letto e stare al buio. Addirittura. Sì. Altre persone nel vostro Rosalba?
Rosalba, anche nel tuo caso? Sì, a me mi capita se salto i pasti oppure se non riesco a riposare bene, mi vengono forti emicranie, tipo a grappolo proprio. Nel tuo caso, Elvis, hai mai saputo perché hai sofferto e continui anche adesso? Non hai risolto completamente il problema? Hai sofferto appunto di emicranie e di mal di testa? No, il motivo vero non si sa. La cefalea non ha una motivazione ben specifica. Una volta si diceva che poteva essere familiare, poteva essere una certa familiarità, ma non è soltanto questo. Ma tu come stavi male? Come ti sentivi? Cioè proprio eri completamente fuori gioco? Io avevo crisi tutti i giorni, all'incirca per 20-22-25 giorni. Mamma al mese, mia. Anche 27 se non ricordo male. E ovviamente tra questi 27 mal di testa c'erano quei 10-15 in cui non riuscivo a fare niente, dovevo mettermi a letto e non potevo fare nient'altro. Ma c'è stato un inizio? C'è stato un inizio circa una ventina d'anni fa. Quindi eri ragazzina proprio, eri piccola. Insomma, sì, molto giovane. Però non erano così frequenti e così di intensità così forte. E poi mano a mano gli analgesici non hanno fatto più effetto, i normali analgesici di banco, e quindi consultando il medico ho cominciato a capire che forse soffrivo di qualcosa di diverso, di un semplice mal di testa. Piero, ma il mal di testa, appunto, stava dicendo Elvis che a un certo punto della vita è iniziato ad aumentare, sì. Quindi può avere un peggioramento nel corso dell'età o no? Può avere un peggioramento. Io faccio un esempio molto semplice. Moltissime emicranie hanno una familiarità. È come se ti venisse donato un piccolo seme, poco gradevole, il quale si pianta in un terreno che è il tuo, che è solo il 50%, quello rispetto al genitore da cui l'hai preso. Ma questo seme viene poi condito, meglio nutrito, con dei fertilizzanti che sono gli eventi della vita. Gli eventi della vita biologica, se sviluppo depressione, ansia, se sviluppo ipertensione arteriosa, se divento obeso, che è un fattore di rischio di cronicità, ma anche la vita emotiva. Soprattutto ciò che riesce a cronicizzare il dolore non è la grande tragedia. Quella alcune volte paradossalmente innesca una depressione o una reazione di difesa. È la piccola amarezza quotidiana, l'occhiataccio sul posto di lavoro, il figlio che non ti va bene a scuola, rapporti coniugali non perfetti, o magari miscele di queste cose. Bene, questo può dare veramente il condimento, ed ecco come mai, magari da un nonno che aveva intanto un mal di testa, ci sia una nipote che sta quasi tutti i giorni col mal di testa. Elvis, nel tuo caso hai avuto delle problematiche nel periodo della tua vita che pensi abbiano facilitato l'aumento del mal di testa, oppure non noti queste differenze? Sicuramente il lavoro. Io sono un'insegnante. Sì. E dice lavoro, già il lavoro è il più lavoro difficile massimo, del mondo. In Italia è il lavoro a massimo rischio. L'insegnamento. Elevatissima responsabilità. Sottopagato. Sì. Considerazione sociale non degna al ruolo. E avere a che fare con i genitori oltre che con gli studenti. I genitori, tutto, certo. Quindi un lavoro stressante. Quindi un lavoro molto stressante, sì. Un lavoro ma con molto... bambini piccoli o con ragazzi? Io insegno in una scuola secondaria di primo grado, quindi le ex scuole medie, certo. 11-14 anni. Tosti. Quindi età dell'adolescenza, tosti, sì. Con classi molto numerose. Il fatto di dover parlare tante ore al giorno e di dover parlare a voce alta per sovrastare il continuo rumoreggiare della classe, mi accorgevo che mi innescava immediatamente il mal di testa. Dopo 4-5 ore passate così, automaticamente tornavo a casa e avevo mal di testa nel pomeriggio, o nel tardo pomeriggio o in serata. E quindi andavo a letto col mal di testa, prendevo il farmaco, l'indomani mattina ricominciavo tutto da capo. Come hai fatto a uscire da questo... questo tunnel? Uscire è una parola, insomma, un po'... Beh, però stai intravedendo la luce, assolutamente. Il rimedio. Sì. Allora, il percorso è lungo, bisogna affidarsi a delle persone preparate, specializzate, bisogna andare in centri che studiano la cefalea e bisogna affidarsi. Io mi sono affidata. Dopo aver cambiato vari centri ho trovato quello per me e quindi mi sono affidata. E ho provato di tutto, tantissime terapie. Ho provato, a parte il fatto che mi hanno fatto fare subito una terapia preventiva e poi mi danno subito il sintomatico, il farmaco che cura l'attacco, sì, acuto del mal di testa.
e poi tantissime altre terapie alternative, un corretto stile di vita, un po' di yoga, un po' di, per esempio adesso sto praticando una sperimentazione di osteopatia e quindi tanto lavoro su me stessa. E poi affidarmi a chi mi può aiutare. Bisogna andare sicuramente da persone serie, sì, perché metodi alternativi ce ne sono tanti, sì, ma non sempre sono utili, tipo quello che usano in Africa con Alessandro, oggi non ha funzionato, ma no, non è l'unico, ma ci sono tanti ce rimedi. Ne sono altri, vediamo. La nostra Ilaria Cafaro. Il mal di testa è un disturbo tanto comune quanto temuto. Per questo motivo, fin dall'antichità, si è cercato di alleviare il dolore con i rimedi più disparati. Vediamone alcuni. Fasciarsi la testa. Stringere una fascia sulla fronte calmerebbe le dolorose pulsazioni sulle tempie. Il caffè sarebbe in grado di alleviare il mal di testa grazie al suo potere vasocostrittore, cioè restringe i vasi sanguigni con un effetto lievemente analgesico. Freddo. Qualunque cosa proveniente dal freezer e appoggiata per una decina di minuti dove si sente il dolore sarebbe in grado di alleviare il mal di testa. Massaggio. Un massaggio effettuato lentamente su tempie, viso, collo allevierebbe rapidamente stress e tensione. Adesso posso dire tutti i miei rimedi, tutti i miei, io dei rimedi miei. Quando mi viene questa cefalea, così si chiama, cefalea, io inizio a farmi tutto un massaggio qui in fronte. Non è vero che te lo fai tu, no. Chiedi a me Chiedo di fartelo lei, per ore, no? Lei mi massaggia, si mette prima lì, che sei massaggio. E mi schiaccia qua, poi mi fa il massaggio, mi schiaccia qua, poi mi massaggia qua, poi mi massaggia nelle tempie. Io devo dire che trovo un sollievo, però quando non mi passa poi inizia a schiacciarmi qui nella mano, cioè qua c'è un punto che ti allevia il dolore. E sono tutti i miei insegnamenti. Dopo tutte queste cose poi africani. Passo direttamente all'antidolorifico. Beh, allora intanto il massaggio è un aiuto per un motivo, ecco. Il massaggio induce il relax e siccome tra l'altro lo stress è un elemento scatenante, il relax è un elemento parzialmente alleviante. Però attenzione bene, l'attacco di mal di testa vero, quello che ha la signora Elvis, non che il tuo non sia vero, e cioè l'attacco di emicrania è come una perturbazione che arriva dai Balcani. Devi aprire l'ombrello in tempo e hai solo un pugno da dare al mal di testa, se lo accarezzi vince lui. Quindi noi ci troviamo in questa difficoltà di dire al paziente prendi subito un analgesico subito. Incisivo, il problema è che se è come la signora Elvis i primi tempi rischiava di mangiarcelo una volta tutti i giorni. E quindi dobbiamo incominciare a dire, perché questa è un'altra cosa che è importante dire a chi sta a casa, che troppi analgesici producono mal di testa e qua sarebbe un discorso molto lungo. Questo... E poi vedi, adesso chiedo anche di quello che abbiamo detto che cosa c'è di vero, però il fatto che tante persone dicono non prendo subito l'analgesico perché aspetto che mi passi, allora è sbagliato. Per chi ha poche mal di testa è un errore clamoroso, lo prenda subito perché è l'unica speranza che hanno. Chi abbia più di 10 analgesici, 10 attacchi di mal di testa al mese incomincia ad andare piano perché rischia di curare anche di farsi allarmi. Vi svegliate col mal di testa, parlavo prima del caffè, prendete un caffè doppio, 100 mg di caffeina, possono farlo abortire. Attenzione però che se da buoni napoletani ci prendiamo tutti i giorni troppo i caffè rischiamo di andare nella parte opposta. Vedete come il limite tra ciò che cura e ciò che fa male è molto sottile. Sì. Volevo sapere ancora, l'hanno detto, il ghiaccio fa bene metterlo sulle tempie? Perché io penso di no. Nella emicrania in cui c'è la vasodilatazione, sì, nella cefalea tensiva meglio il caldo. Ah, quindi meglio il caldo. E poi quell'altro metodo di mettersi quelle fasce in testa di comugna. Nell'emicrania durante la fase pulsante molte lo fanno, addirittura associano ghiaccio sulle tempie, ormai questi ghiacci finti da farmacia che sono nei nostri frigoriferi, con una benda intorno. È un rimedio artigianale che può servire se ti trovi. E il cappellino di notte, quelli che dormono col cappellino? Quella è una cosa sprecata, le nostre case sono fin troppo calde, noi teniamo le 18 gradi, le camere da letto dormiamo anche meglio. Grandissimo. Questo è un grande insegnamento anche per l'ambiente. Per rispettare l'ambiente, assolutamente. Allora, io ti invito a rimanere con noi in questo programma semiserio, perché insomma abbiamo detto cose assolutamente serissime, poi ogni tanto scherziamo. Ci fermiamo per un istante e poi continuiamo a chiacchierare. Addio! Un po'
magari. Mamma mia, che boia. Ma queste mi fanno solo sentire nostalgia, perché da quando ti sei fissata per le diete, io non mangio più. Ma come mi sono fissata con le diete? Sì, ormai c'è tutte queste diete, ne provi una, ne provi un'altra. Ma non è vero, io tento di mangiare sano, cibi buoni che fanno bene alla salute. Però tutti questi tuoi tentativi fanno sì che io non mangi mai. Ma cosa dici? Perché non mangi? Facciamo 50 grammi di pasta, non di più, 50. Io dico 50, io però me ne prendo 120. Dico, cioè, no, tu te ne metti 200. Io ne calo 120, no. Dico però non è che facciamo che poi la pasta te la mangi tu. No, io 50, io calo la pasta, è fatta la pasta, oh, non si mangia sempre la pasta, io faccio una dieta, sto diventando magro. Sì, perché come lui mangio la sua, ma non è vero, è che lui esagera, io odio sprecare, per cui siccome so che lui butta tanta, io ne butto poca. Io la dieta la sto facendo io, quindi dobbiamo trovare un compromesso, dobbiamo trovare qualcuno uomini che e donne insegna. Non la vedono allo stesso modo, nel vostro caso, Carlo? No, è giusto quello che dice Alessandro, l'uomo consuma più calorie, bisogno di una maggiore quantità. Ma c'è anche differenza tra uomo e donna. Ma c'è anche differenza, scusami Carmela, mangi le stesse cose, ti piacciono le stesse cose, le stesse quantità? Sì. No. Però devo dire che sono l'unico motivo delle nostre liti a tavola. E perché mangia tutto lui? Perché lui mangia troppo, mangia svelto. Io dico, se tu mangi, io non dimagrisco perché mangio presso a te. Elsa, chi mangia in casa di più? Mio marito, senz'altro. Tuo marito? Sì. Nel tuo caso, Raffaella? Più io. Più tu. Ma mangiate le stesse cose? Mettiamo quasi mezzo chilo di pasta. Ma non ci credo, due! Mezzo chilo, avvicinati il microfono. Sì. Per quello ho detto prima, io ho piatto di pasta così. Mezzo chilo di pasta. Stai zitto, non dire niente. E che cosa stai dicendo? È stato consigliato dalla nostra. Però è stato sicuramente un vizio dall'inizio, quando non mi sono sposata, non sapevo cucinare, è normale. E siccome sapevo fare solo la pasta, mettiamo le pasta. E c'è rimasta. Va bene. Secondo me questo consiglio è stato fatto dalla nostra Samantha, dato questo mezzo chilo di pasta. Sicuramente. A te ha consigliato mezzo chilo di pasta, non è assolutamente vero. Lei è una giornalista, scrittrice, nutrizionista, tornata a trovarci, Samantha Viale. Ciao a tavola, che sia pace. Ciao Carlo. Bacio anche lui. Allora, non è vera questa cosa. Non è vera sta cosa del mezzo chilo di pasta. Non l'hai consigliata non è di tu? No, io l'ho letto qui nel libro di Samantha Biale. Pausa pranzo perfetta, mangiatevi mezzo chilo di pasta. Ma non è vero. No, mezzo chilo di pasta. Non c'è scritto mangiatevi mezzo chilo di pasta. Comunque, siccome uomini e donne non vogliono mangiare le stesse cose, perlomeno io lo credo, il nostro Lorenzo Cinque è andato per la strada e ha chiesto proprio a coppie come la vedono. Ha verificato, sentiamo. A tavola, qual è il tuo cibo preferito? Ma è la pasta, è come secondo la carne. Ma mi piace tantissimo la pasta asciutta e vabbè, pure secondi, insomma, vabbè, si vede, mi piace un po' tutto quanto, quindi. Pasta e pane, in generale. Pasta, formaggi e frutta. Pasta e verdura. La carne. I dolci. La bistecca. La bistecca come secondo e come primo i cannelloni. A me il piatto preferito a tavola è la carne e anche la pasta spesso. La pasta o la pizza, mi piace molto di più. Pasta. Se stai seguendo una dieta, a quale cibo proprio non puoi rinunciare? Alla carne, sì, no, pasta e pane potrei pure eliminarli a fatica, però la carne no. È un dolce, soprattutto a colazione, il ciambellone. Bella insalata, per la dieta va bene. Qualsiasi cosa a base di pesce, pesce arrosto, pesce crudo, pesce in qualsiasi modo, al forno. Una dieta dove levi i carboidrati, la carne è importante. Anch'io alla carne, andiamo d'accordo. Pasta e pane sono cose che non riesco a non mangiare. Sempre la carne e il latte, tutto il resto non ha importanza. A cosa non posso rinunciare? Pasta? Pizza ovviamente. Solo alla pasta non potrei rinunciare. Non si può rinunciare alla pasta. Sono d'accordo.
d'accordissimo. Non si può rinunciare. No, la pasta secondo me è regna sovrana. Allora, io vi do un consiglio per misurare la quantità giusta di pasta. È un giochetto che ho fatto anche nel libro. Ho paragonato degli oggetti a delle porzioni ideali. Voi avete sapito, toglietevi l'anello, la fede, tu togliti l'anello, che è da uomo un po' voi avete grande. Anelli, fedi, tutto, ecco, toglietevi la fede. Ce l'hai, vero? Io ce l'ho, ecco, certo. Nell'anello, la quantità di pasta. Cioè, dovrei mettere la quantità di pasta. Bravi, mamma mia! Quella per una dieta, naturalmente. Quindi stiamo parlando dai 60, 70 ai 100 grammi a no, seconda delle dita 30 che avete. Grammi. Sì, ma lei... no, non stanno, 50 proprio. Grammi ci stanno. Sì. Ci stanno. Quindi quando siete a dieta metteteli qua, poi condite la pasta. Se lei con 70 grammi mangia la mia, se usa la fede poi diventa pericolosa. Perché... Ecco, sì, se usa la fede. Lei deve usare la sua. Comunque, in ogni caso, diciamo che un anello contiene, a seconda delle nostre dita, sì, dai 60 ai 100 grammi di spaghetti di tipo 5, numero 5. Però scusami, Ciavante, con questa teoria, se io sono un pochino sovrappeso e quindi ho le mani un po' cicciotte, cosa succede? Che posso mangiare molto di più? Tanto più di 100 grammi è difficile, sai che la tua fede contenga niente, più di 100 non li grammi. Conserva. Oh, quindi con un altro trucco per disinnescare il potere ingrassante della pasta, mangiamola fredda. Perché la pasta, una volta raffreddata, gli amidi si ricristallizzano, quindi subiscono un processo inverso, quindi sono meno attaccabili dai succhi digestivi e quindi hanno un indice glicemico un po' più basso. Ma io non posso, perché la pasta fredda poi mi riattiva quel fatto del mal di testa. Non ho detto ghiacciata, la pasta fredda. Ho detto pasta fredda, anche da portare in ufficio in pausa pranzo, appunto. Quindi insomma, la pasta va bene sdoganata. Uomini e donne, quali sono le differenze più evidenti nell'alimentazione? Allora, gli uomini sono polemici. Sicuramente. No, allora, sai, e poi secondo me noi ci adattiamo anche di più ai cibi, perché io devo dire la verità. No, io mi adatto. Tu sei sempre a lamentarti, questo non è guarda, buono, io mi ricordo, questo non è come me lo fa la mia eravamo mamma. Eravamo in Cina, e non so se posso dirlo, e mi ero portato una scorta di alimenti, perché sapevo che c'era difficoltà, dovevamo fare tanti villaggi, quindi si mangiava lì localmente. Villaggi, non villaggi turistici, non eravamo villaggi turistici. In Cina, in mezzo ai paesi abbandonati, e quando nel senso non per sotto strada, il profilo turistico. Tutti avevano difficoltà, anche lei, e io me l'ho portato tutte le mie razioni. Senti, tu fai il polemico, lui è partito tipo Fantozzi con gli spaghetti in borsa, no? Le scatolette. Ma però di donna, venivano tutti quanto. Da me. Però al quarto giorno erano tutti con non me. Non ha detto una cosa fondamentale che veramente io non sapevo, nonostante molte volte io dica di sapere le cose. Siamo andati nel primo ristorante, a tavola, e c'era tutto il tavolo di legno, veramente, che era una cosa lercia, proprio con uno strato di grasso alto così sopra. Non sto scherzando. E dicevo, mamma mia che sporcizia. Io ero incinta, oltretutto, di 3 mesi e mezzo, 4 mesi ero incinta, quindi ero anche un attimino così attenta. Delicata. Cosa vediamo? Che le persone mangiavano e gli avanzi li sputavano sul tavolo. Sì, perché c'era l'usanza una montagna lì c'è l'usanza di poter... nei paesi, insomma, nelle province, così c'è l'usanza che si sputa sul tavolo. Cioè l'alimento che non viene ingerito viene poi... iettato. E dopo passava il cameriere con uno straccio, puliva il tavolo da tutti gli avanzi buttati sul tavolo e ti apparecchiavano di nuovo. Questa è la Cina, giusto? Sì. Viva l'Italia! Samantha, ma quindi per tornare alla dieta perfetta in una coppia tra uomo e donna, ci sono dei cibi che possiamo mangiare in comune, oppure è meglio separare perché abbiamo due tipologie di assimilazione di calorie? No, allora in realtà le calorie è ovvio che cambiano, diciamo che le calorie medie di una donna sono 1700 calorie al giorno, 1800 a seconda se si tratta di una donna sedentaria o sportiva. Per un uomo si va dalle 2000 alle 2300, insomma sicuramente di più. Quello che non cambia è sempre la composizione dei pasti, quella deve essere equilibrata per entrambi. Ma c'è una curiosità che è veramente una lancia a favore degli uomini: quando un uomo si mette a dieta non rompe la dieta, fa e basta. Ah no, pensavo dicessi non rompe, non rompe. La fa e basta, senza se e senza ma. No, ma è vero, la che donna, quando lei fa la dieta, ecco, diventa una roba tra casa. La donna, Alessandro, invece è più quella, dura una settimana. Ma non è che si potrebbe al posto di questo
questo mettere. Sì, va bene. No, allora no, poi dà la colpa così a me, sai che fa? Allora lei dice: io faccio la dieta. Allora tutta così, compro tutte le cosine, io mi voglio una bella mozzarella fresca e me la metto là sul tavolo. E lei fa: l'assaggino. E mangia. E inizia così. Poi fa: tu non puoi fare queste cose, no, perché sei cattivo a comprare queste cose. Non de- cioè io non devo fare niente. Sensi fare di colpa pazzeschi. Sensi di colpa pazzeschi. No, in realtà è vero, noi donne abbiamo un sistema ormonale, è fluttuante, lo sappiamo, no? Nei mesi i nostri ormoni cambiano e come cambiano gli ormoni cambia il nostro approccio con il cibo. A volte abbiamo più fame e siamo spinti in certi periodi del mese verso alcuni alimenti tipo carboidrati e dolci. L'uomo invece è stabile, quindi l'uomo inizia e finisce, se vuole naturalmente, inizia e finisce una dieta. Quindi devo dire, in questo caso l'uomo batte la donna. Vabbè, ecco, dai, gliela possiamo passare. Però io so che a volte gli uomini e la donna sono si trovano concordi quando incontrano Ottavia. E chi è Ottavia? Parli sempre di donne, no, tu. Chi è? La pizza un po' più di grande rispetto del mondo. Ah, guardate. Va bene, la pizza più grande del mondo. Allora, questa è la pizza che ha battuto il record dei record delle pizze. Misurava 40 metri di diametro ed è stata già realizzata con 9.000 kg di farina senza glutine. Sono stati usati 4.000 kg di pomodoro e altrettanti di mozzarella per farla. Beh, la possiamo dare un consiglio sulla pizza allora? Sì. Quando andiamo in pizzeria, molti non mangiano la pizza perché dicono: mi gonfia la pancia. Dite se non è vero? Allora, a parte il tempo di masticazione, ve l'ho già spiegato, bisogna masticare bene, ma dovremmo scegliere pizzerie che dichiarano una lievitazione lunga, quindi 78 ore, lo scrivono, se ci tengono lo fanno, mentre altri pizzaioli che hanno un po' più fretta fanno una lievitazione molto veloce e quindi i lieviti continuano a fermentare nella pancia, poi se ci prendiamo anche la birra, evviva! Quindi questa è la prima regola. Seconda regola, dobbiamo andare nelle pizzerie che usano la vera mozzarella, il vero fior di latte, non quei surrogati quindi strani. Quindi bisogna andare? Nelle pizzerie serie. A Napoli, guarda. Grazie. Allora, io ringrazio la nostra consigliera, facciamo vedere ancora il libro perché è veramente molto grazie, interessante. Eccolo qua, Pausa Pranzo Perfetto di Samantha Biale. Ringrazio sempre il nostro Piero Barbanti, il nostro professore. Grazie. Non ci fa venire mal di testa la pizza, vero? No, fa male non mangiare. Per esatto, grande. E adesso sta per raggiungerci il nostro chef Fabrizio Sega. Con una ricetta molto molto particolare che stavolta se ne è inventata una proprio... Sbircio. Ecco, siamo qui al ristorante. Allora, e nel ristorante qua è arrivato di Fabrizio Sepe, l'uomo della zucca. Ecco. Allora, oggi Fabrizio ci presenterà un piatto, perché ha fatto, dovete sapere che Fabrizio è andato a fare un viaggio in Polonia e ha conosciuto Rosti, questa ragazza polacca. Ma Fabrizio è sposato, innamorato, ma felicemente. Ma perché l'amicizia non può... Vabbè, ma tu stai lui facendo tutta la storia. Rossi ha spiegato, Rossi gli ha spiegato che può fare con la patata viola e la feta e un po' di spinaci una cosa. Cioè, stavolta che potrei dire che faccio un piatto internazionale, perché è un rosti, perché ho visto anche rosti. Non è la ragazza? Non è la ragazza. È di Zurigo, è io ho visto a Zurigo. Ecco. Quindi un rosti di patate viola, viola. Che non l'ho colorato io. Sono proprio naturali. Nascono viola? Nascono viola. Sì. Ah, io pensavo che tu le intingessi la sera. No, è proprio nei coloranti. Magari un applauso ogni tanto lanciatelo. Ma guarda, spontaneo poi soprattutto. Io pensavo se avessi con il signore. Ma tu puoi iniziare, Ale? Io sono pronto. Un goccino di olio. Allora, ma cosa hai fatto? C'ho il segnale, là. Vai. Qua lo devo mettere? Vado. Madonna. Un goccino. Ecco. Ok, ce l'abbiamo fatta. Basta, dai. Allora. Non esagerare. Coppa pasta, mettiamolo qua. Coppa pasta. Patata viola, quindi particolare. Sì. Ogni volta che vedo grattare le patate mi domando: ma come fanno a grattarle così velocemente senza grattarsi mezze dita? No, vabbè, vuoi vedere? No, io non ci tengo. Lo fai te, lo fai. No, perché poi appunto se lo fai tu fai danni sicuramente. Allora, quindi una volta abbiamo grattato... Patata cruda. Quante patate? No, basta, dai, su. Poi aggiungiamo...
aggiungiamo un pochino di farina. Sì. Che è la parte che va a legare. Sì. Un pochino di sale, adesso non mi rimproverare che ne metto troppo. No, no, ci mancherebbe. Vai, che io ogni volta sale. Mi sento in colpa quando metto il sale, perché Alessandro fa: poi, quanto sale metti? E l'albume. Ma comunque, dopo questa piccola considerazione di Lisa, volevo dire che questa ricetta e tutte le ricette che noi facciamo, diciamo qui a Dio li fa con la coppia, le troviamo su animaliambiente.it. Vado? Sì. Hai visto cosa stava facendo? Che cos'è? No, ma questo si mangia? Questo è come mangiare tu. Ecco, lo mangiamo questo, tu assaggi quello che è cotto. Guarda, fa proprio il tortino! Direttamente nella pentola. Ecco, io non tua moglie. No, questo è Rosti. Rosti. Questa è la ragazza che dicevo prima. Rosti. 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 Ecco. Ok, così per dargli la si forma. Cuoce già con la forma carina. Sì, si dovrebbe anche non attaccare perché ci va l'olio sotto, ma ci però Alessandro gli ha messo poco olio. No, guarda, io ho messo poco olio perché tu hai detto fermati, e sono tutti i testimoni. Allora, io volevo mettere a questo punto questo rosti lo andremo a condire. Mi puoi mettere accendere quella vicino? Ci metti l'aglio leggermente schiacciato, ci aggiungi un pochino d'olio. Andiamo a saltare direttamente in padella gli spinaci. Sì, a crudo, senza lessarli. Sì, avete visto come fa con l'aglio? Gli dà una gran paccata, lo spacca al tavolo. Qui andiamo a tagliare lo spinacino, così, a julienne. Quanta terminologia straniera oggi. E poi? E andiamo a saltare in padella. Con l'aglio. Con l'olio e l'aglio. Che poi mettendolo intero uno può anche evitare di mangiarselo, no? Perché comunque ha soltanto il sapore senza mangiarsi i pezzi di aglio. Se Alessandro evita di spaccarlo l'aglio. Adesso l'aglio lui fra poco lo toglierà. Ecco. Aggiungiamo un pochino di sale, lo metto io se no. Sì. Anche negli spinaci, ripassati con però un il profumo d'aglio. Dell'aglio è bellissimo. A me non piace niente il profumo dell'aglio. Adesso l'hai tolto l'aglio? Toglio? Lo devo togliere? Quello è buono. Vai. Lo tolgo. Toglilo? Sì. No, puoi non mangiartelo questo. Tu perché sennò stasera chi ti sente? E poi la feta. Cioè, ma ti capisci che cioè, vivere in coppia è difficile. Facile, ma è una vita infernale. Cioè, bisogna trovare non è compromessi. Infernale. No, perché a un certo punto non ti dico di non mangiare le cose con l'aglio, però almeno non ti mangiare bene. Non mangiare l'aglio, non mangiare la cipolla. L'aglio. Circolazione. Sì, ma non hai idea lui quanto ne mangia, cioè lui torna da Napoli, la casa sembra una camera a gas. Ma sì, è vero. Sì, il disco di Gianna Nannini, una camera a gas, giro. Perché lui niente, sta lì, si mangia, secondo me, in due giorni l'aglio che non ha mangiato in un mese, no? Perché va in astinenza d'aglio. E poi uno in casa davvero non riesce a respirare. Però non hai le zanzare a casa. Sì, ma infatti muoiono pure le zanzare. Allora, un pochino di feta. Sì. Un goccino di olio. Però avete visto che ricetta elaborata? Non metto sale perché già è saporita. Aggiungiamo la parte aromatica, un po' di origano. Facoltativo a casa se vuoi aggiungerci delle olive per ricordare un pochino l'insalata greca. Sì, questa è proprio una specialità molto comunque non è semplice, Non è facile, dai, no, non è semplice. Beh, non nel è senso semplice che... se hai un aiutante come me, se no adesso mi ha chiesto lo posso girare io. Sì, detto, no, vado, attento, posso? Attento, togliti, evacuiamo lo studio. Eccolo, voilà. Ce l'abbiamo fatta. Saresti così gentile a passarmi un piatto, per favore? Ho fatto un po' di disordine, mia moglie dice sempre, sei disordinato in cucina. Ti dice sempre tua moglie che sei disordinato? Beh, perché poi io sono abituato ad averci gli aiuti in cucina. Certo. Io non sono il tuo aiutante, quindi come sporchi poi pulisci. Però poi con l'aiutante Alessandro fa peggio, no? Guarda che tecnica. Cosa sta facendo senza adesso? Senza che io lo chiedessi, sta facendo rosolare la parte laterale. Ah, ecco, al giro della morte del basta, burger qua. Basta. Sta crescendo, è bravo, dai. Quindi abbiamo messo patate, viola. Però viola, prima di impiattare un breve spazio pubblicitario. Sì. A dopo. Bravo. A dopo. Abbiamo promesso. Eccoci. Pronti ad impiattare. Mentre impiatto tu ripeti come l'ho fatto, come lo sei. Allora, patate viola grattugiate crude, un po' di farina, un pizzico di sale, un po' di albume,
e basta. Basta. E poi l'hai messo con nel quella coppa pasta, forma che nel ormai si trova in commercio tranquillamente. Poi hai fatto ripassare degli spinaccini con un pezzettino d'olio, che, cioè con un pezzettino aglio, d'aglio che poi hai tolto. Li lascio molto croccanti, come vedi, io li lascio molto croccanti. E poi come accompagnamento la feta. Aspetta, tagliata a pezzettini, un piccolo nido in modo che non cade giù, che hai condito la feta con soltanto origano, un pochino di olio. Vi ricordiamo comunque che tutte le ricette presentate nel programma le mettiamo sul sito animaliambiente.it e poi comunque appaiono anche in sovraimpressione. Ecco, e voilà. Qua. Semplice, semplice. Ma bellissimo! Bellissimo! Grazie. Favoloso! Non potrei fare questo senza Alessandro. Guarda. Devo dirlo. Grazie al nostro Fabrizio Seppe. Grazie al nostro Fabrizio Seppe. Grazie adesso. Ciao. L'assaggio. L'assaggio ci vuole. C'è la lotta. Scusa, ma la feta lo sai che a me non piace, a me il formaggio a me piace da non morire piace. E poi hai visto com'era buono anche lo spinacino, ragazzi, è vero, oggi avete parlato di tante cose interessanti, sì, tra le quali anche il mal di testa, un male ormai considerato del nostro secolo. Si parla molto di cure, di comportamenti corretti, ma si parla poco di ciò che è alla base del mal di testa. Una vita stressata e frenetica che perde di vista molti valori importanti. È facile lamentarsi e cercare una pillola che risolva tutti i problemi. Piuttosto, tentate tutti di trovare un equilibrio nella vostra vita. Se avete bisogno, andate dal medico, ma soprattutto imparate a lamentarvi di meno. Hai capito? Hai capito, Alessandro? Ma sta coscienza, secondo me... Io la devo capire chi è sta coscienza, che secondo me mi conosce.